Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 27 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Pimpante di mattina, ma il pomeriggio. Proprio come il sole, al mattino siete pimpanti, freschi come un frutto appena spiccato dal ramo, ugualmente invitanti. A tenervi bordone la luna sportiva e ottimista in Sagittario, segno allegro e fiducioso, buon amico del vostro. Non si può dire lo stesso del suo passaggio pomeridiano in Capricorno, dove l'umore perde colpi e il sorriso lentamente si spegne. A preoccuparvi non solo le finanze, chiaramente in rosso come denuncia Marte nel settore corrispondente ai risparmi, ma anche il dispendio energetico, la mancanza di tempo e il lungo viaggio che vi aspetta, con il motore sempre assetato di benzina, anche questa a costi esorbitanti. Stanchi la sera e per giunta inappetenti, proprio quando gli amici vi chiamano per una bisboccia dell'arrivederci o del buon rientro, qualsiasi cosa abbiate fatto in giornata l'umore è scivolato sotto ai tacchi, quanto alla vitalità ne avrebbe molta di più una meba. Tutto ciò che segue interessa o interesserà la città in cui vivete, ivi compresi trasferimenti, incontri, passeggiate, chiarimenti eccetera. I single troveranno vicino a loro la possibilità di incontrare persone nuove e interessanti. E anche il modo di vivere la società in cui viviamo. Spese impreviste e improvvise potrebbero interessare i nati di mercoledì. Per gli altri invece potrebbe esserci un periodo di tregua dalle spese. Non lasciatevi distrarre dai troppi impegni, piuttosto sarebbe ora di pensare un po' a voi stessi cambiando stile di vita e creando intorno a voi quell'armonia che vi è necessaria. I vostri sforzi in amore e in famiglia si mostreranno vani e deboli. Non siete oggi in condizioni di reagire e assicurarvi il successo. Non lanciatevi a capofitto in una storia che non è ancora stata collaudata. Cercate di essere più prudenti. Lasciate che le cose facciano il loro corso, oggi buone occasioni per rivedere gente che non vedete da tempo. Si faranno vive loro con vostra meraviglia. Uno stile di vita regolare, sobrio e leggero non potrà che giovarvi soprattutto in questo momento in cui potreste avere piccoli momenti di tensione da superare con semplicità. Abbandonate l'idea di prendere decisioni affrettate, prendetevi il tempo necessario, alla luce anche del fatto che oggi potrebbero giungere notizie inattese. Liti a causa di soldi. Contrarietà nel lavoro. Copriti bene ed evita colpi d'aria. Donate sorrisi a tutti quelli che vi circondano, siate affabili, gentili e potendo date qualche buon consiglio ma soprattutto ascoltate gli altri, i loro sfoghi, le loro delusioni. Oggi sarà meglio ascoltare. La luna è in Sagittario e poi nel Capricorno, segni i vostri amici nello schema zodiacale, mentre Nettuno e Plutone vi sponsorizzano in contemporanea. Questi pianeti vi portano benessere, ottimismo, fortuna. I rapporti con l'ambiente familiare si rivelano eccellenti, specie quelli tra genitori e figli. Qualche attenzione e cautela, nelle confidenze fatte e ricevute, si deve invece prestare nel rapporto tra sorelle e fratelli, tra zia e cugini. Il team Venere, Urano, Giove, in angolo negativo dal segno del Leone e da quello del Toro, può darvi qualche incomprensione con questi componenti del vostro habitat familiare. Luna dell'amicizia, in Sagittario per tutta la mattinata, peccato che nel pomeriggio scivoli in dodicesima casa dove aggiunge solo grane sotto al profilo persone e pecuniario. A parlare per voi Saturno e Nettuno in seconda casa, indizio che insieme alle vacanze avete finito anche i soldi, mentre Marte, che ancora per oggi accompagna il Sole nella vostra ottava casa, rende infiammabile di passione il letto ma terrificanti gli incubi se, anziché abbracciati al partner, dormite soli soletti. Immaginate la trama di profondo rosso di Dario Argento e avrete il quadro completo della situazione. Amore ed Eros. Gli amori estivi presto diventano amicizie, ma non è escluso neppure il contrario, cioè che un'amicizia possa lentamente trasformarsi in amore. Tutto in forse, starete a vedere, in ogni caso per ora preferite mantenere segreti i vostri sentimenti, non ne fate parola con nessuno, solo col diario che scrivete la sera prima di dormire.
poche parole ma efficaci, le pietre miliari della vostra vita. In serata la luna, signora di tutte le emozioni, vi guarda benevola permettendovi di trovare un modo intelligente e divertente per dichiararvi con chi adesso vi sta facendo battere il cuore. Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 17 di febbraio, potrete contare su escamotage di grande effetto e su possibilità di comunicazioni di prim'ordine. Non smette di favorirvi lo zodiaco da un punto di vista sentimentale, emotivo, erotico. Lavoro e denaro? Conti in rosso, se ancora non avete trovato lavoro sarà il caso di rimboccarsi le maniche e darsi subito da fare. Se già l'avete ma non è abbastanza remunerato, cominciate a fare mente locale su una possibile seconda attività da svolgere appunto nel weekend. Intanto cominciate a chiedere in giro agli amici e non deprimetevi. Se la buona volontà c'è e siete sicuri delle vostre capacità, qualche santo provvederà. La ripresa dell'attività non è stata facile, ma per voi ogni cambiamento di scenario, sia anche quello del ritorno al lavoro, è un'occasione per rinnovare e riprendere in mano la vostra vita. Concludete la giornata sul vostro posto lavoro portando a casa risultati discreti. Benessere. In vacanza avete gozzovigliato troppo e ora vi sentite lo stomaco chiuso, nessuna voglia di mangiare o di assaggiare tipicità. Nulla vi pare più desiderabile di una giornata di digiuno. Aspettate, non è momento, i saggi insegnano che l'astensione dal piatto e dal bicchiere si fa con la luna piena o nuova, dunque fra circa una settimana, considerate che attualmente si trova al primo quarto. Incominciate a mangiare leggero e in capo a 7 o 8 giorni vedrete che linea. Per lei, scarso l'appetito a tavola ma non tra le lenzuola, dei baci del vostro lui non siete mai sazie. Per lui, dall'amicizia all'amore il passo è breve, ma non è una regola fissa, in questa situazione sembra quella di un bradipo, per voi impazienti forse sarebbe il caso di cambiare bersaglio. Colore delle emozioni, marron glacé. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 4. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.